Eccomi ragazze, con il video richiesto che mi avete richiesto qualcuno di voi sulle unghie finte, come faccio insomma ad applicarle. Allora, queste sono unghie che ho già da 7-8 giorni e voglio andare a toglierle perché qualcuna qui mi si è rotta, mi si è crepata qui in mezzo e poi cominciano a diventare lunghe perché l'unghia sotto cresce. E già questa è una, comunque è una misura corta, però per me, per il mio lavoro, comunque è già lunga e poi se si allungano ancora di più è fastidiosa. Io mi trovo molto bene con le unghie finte, devo dire, proprio perché insomma, le ho messe anche per quell'altro canale dove le mani sono fondamentali, devono essere decenti. Ne ho diverse unghie finte, ma le avevo prese tanto tempo fa, qualche anno fa. Allora, queste sono le unghie che vado a utilizzare io, che sono quelle che ho preso dai cinesi e sono quelle piccole. Non ci sono misure più piccole, purtroppo. Io, a meno che non prendo, vi faccio vedere poi le altre, insomma, che taglio, ma tagliarle mi stanca un po' sulle scatole. Queste qua sono tutte divise per numero, uno il pollice, poi si va avanti, indice, medio, anulare e mignolo. E ci sono varie misure, insomma, perché naturalmente la grandezza delle unghie non è uguale per tutti. Poi dopo invece avevo preso queste che sono quelle a mandorla. Vediamo, però che io non uso a mandorla perché il mio lavoro non me lo permette. Devo prendere delle cose molto piccole, se non hai le unghie, non hai una manualità, non va bene. Vedete queste qua, che però vado a tagliare ovviamente. E qui già mi posso fare una misura. Però non vengono mai le misure tutte uguali, cioè non riesci a fare la stessa misura per tutte le unghie. Ecco perché io preferisco utilizzare queste, che almeno insomma sono tutte rifinite alla stessa maniera. Poi ho quelle, ho le tip classiche della ricostruzione unghie, ma anche qua si attaccano a un. Vanno messe, vanno tagliate ovviamente, e si devono mettere a una certa lunghezza. E poi c'è questo pezzo, ma io preferisco utilizzare quelle già pronte, che sono queste qui. Che sono queste, ah, poi ho anche queste che sono molto carine, ma sono troppo lunghe, o se no, ci sono sempre queste prese dai cinesi che però sono troppo lunghe, quindi vanno messe solo in periodi di vacanza, non vanno messe quando devo andare a lavorare. Se devo tagliarle, utilizzo questo affarino, insomma, tronchesino, come si chiama, che serve per tagliare le tipe, le ragazze della ricostruzione unghie lo conoscono benissimo, però a me dà un fastidio questo coso che voi non avete idea, proprio anche toccare la lama, mi fa venire i brividi, quindi evito e vado su cose già fatte, che sono queste, infatti quelle che indosso sono queste qui. Ne vendono di molto belle unghie finte anche. Costano troppo però, costa sui 13 euro una confezione da 25, questa qua è una confezione da 100 e viene 8 euro, quindi è già un prezzo più contenuto. Poi ho una lima e poi ho uno di questi, utilizzo uno di questi cotoni apposta che si usano anche per la ricostruzione unghie che non perdono peli, perché se si usa il cotone normale anche i cotoncini, quelli da strucco non vanno tanto bene. Una colla per unghie che io prendo dai cinesi e questa è ottima, ottimo, si chiama Tertio. È fantastica questa, viene sui 3 euro ma è retta veramente. Non so perché ho la forbice, anzi perché devo tagliare. Poi mi sono presa per sciogliere le tip, perché io che voglio provare insieme a voi, si chiama, insomma è un per la rimozione delle unghie artificiali, sarà quindi probabilmente un solvente ovviamente che va, che tu metti dentro l'unghia che comunque devi limare, vai dentro, la fai girare e questa si scioglie, che è la maniera più dolce. Se n'è andato un pezzo. Questo rimuovi l'unghie artificiale l'ho preso da Lilla Moi. Costa 9 euro, quindi non proprio poco poco, eh. Vediamo. C'ha la sua protezione. Che non andiamo a forare. Poi qualche unghia magari mi si è staccata anche durante la settimana. Ma poi io dopo le tengo e le riattacco, ecco. Eccolo qua, è fatto in questa maniera. Ha dentro come delle spazzoline e c'è un liquido. Qui dice sulla confezione, dice che bisogna prima limare l'unghia, tagliarla, limarla e poi andare dentro e grattare intorno alle spazzoline. Quindi adesso niente, la chiudo intanto questo e vado a tagliare la mia unghia. Intanto comincio a limarla, proviamo con questa, poi dopo le altre le faccio da sola.
Mo, proviamo ad andare a vedere se adesso limate in questo modo va bene. Vado, immergo dentro un po' nel liquido, qualche secondo. Non ho più la carta, va bene. Due minuti, bisogna stare 2 minuti così e poi iniziare a ruotare. Questo prodotto si chiama Kiss. Kiss. Ok, adesso provo a ruotare. Eccole qua, vedete come la sta consumando, l'ha consumata e adesso si toglie. Questo è un modo per toglierle senza, se è dura la rimetto dentro. Prendo questo che non mi sciolga. Praticamente le consuma, ecco. Eccola qua, vedete? L'ha tolta completamente. Adesso vado a toglierle tutte e poi ci vediamo dopo per vedere insomma come le applico. Allora, eccomi qui con le mie unghie naturali. Ho tolto tutto, ho tolto tutte le unghie, insomma, quelle finte. Devo dire che questo prodotto funziona a metà, nel senso che va molto bene la spazzolina, questa qua interna, va molto bene, però quando sarà finito il liquido, che secondo me è un normale acetone, butto dentro dell'acetone normale. Ecco, la spazzolina invece è utile perché quella dopo che hai messo dentro l'unghia, proprio si sta consumando, questo qui aiuta proprio a grattare via, ma comunque ho fatto anche tanto di lima, quindi anche se non prendete questo prodotto è lo stesso. Magari uno dei barattoli, quelli lì a immersione, va bene comunque. Oppure ho visto che va molto bene il solvente, quello per le unghie per il semipermanente, per lo smalto semipermanente. Io ho quello della Laila e va molto bene. Allora, queste sono le mie unghie, come vedete sono tutte un po' sgrattugiate perché naturalmente ho dovuto andare a togliere i residui e quindi vengono grattate, ma comunque andrebbero grattate lo stesso quando mettete sopra la prossima, cioè l'unghia dopo. Quindi adesso cosa vado a fare? Vado a spingere indietro le cuticole perché queste qua devono stare indietro, quindi va spinto indietro. Io questo è un aggeggino che ho preso sempre dai cinesi, 3 euro, perché quello serio di spingi cuticole l'ho dato a mia figlia, ne avevo uno molto più bello, lei il suo l'ha perso e gli ho dato il mio, insomma, vabbè, tanto io non lo utilizzavo tempo fa, quindi vabbè, comunque questo va bene lo stesso. Spingetele indietro. L'olio lo metteremo alla fine perché l'unghia, se andiamo poi con la colla, non va bene se è grasso, cioè se c'è grasso, perché poi la colla non attacca più. Per cui intanto lo faccio ad asciutto, così le spingo indietro bene. Tirato indietro le cuticole, adesso vado a dare un'altra limatina all'unghia perché l'unghia deve essere porosa. Ok, siamo pronti per andare a mettere le unghie nuove. Allora, queste qui sono tutte in ordine di numerino. Il numero 1 corrisponde al nostro pollicione, il numero 2 sarebbe l'indice, solo che dipende, a volte sono pollici lo stesso. Si va a cercare insomma l'unghia che non deve assolutamente andare ad attaccarsi alla pelle, ma deve essere giusta, quindi sono varie misure.
o ve le preparate tutte oppure le fate man mano che andate avanti. Allora, andiamo a vedere, io mi tiro fuori le mie, vediamo quella del pollice, questa va bene, è a posto, poi c'è quella del pollice magari un po' più grande, perché i due pollici non sono proprio uguali. Comunque tutte e due vanno bene, l'uno e due vanno bene. Vado a prendermi quella dell'indice, sì, buonanotte, dell'indice, direi questa, e quindi la metto a fianco. Vado a prendere quella del dito medio, che è questa e può andare bene, ed è la numero, può andare bene questa che è una numero 6, oppure vediamo, perché la numero 6 lì, se io gli avevo messo le 4, le 6 sono qua, comunque va bene un numero 6, va bene un numero 6, 6 lo rimettiamo lì. Il numero 5, troppo grande, questo che numero è? 4. Numero 5, troppo grande, mi va. Mettiamo un altro 6 e poi il mignolino che è piccolo, mettiamo un 10. Ok, queste qua sono le mie unghie pronte, mettiamo una mano insieme e l'altra insomma la faccio da sola. La vado a prendere la mia colla e prendo la mia unghia, che poi sono comode queste perché hanno il picciolino. E vado a mettere la colla qui così dentro l'unghia. Non vado fino in fondo, se no, avendo io le unghie corte, mi si attacca sulla pelle e non va bene. Quindi metto bene la colletta, spero che si sia visto. Vado sull'unghia e tengo premuto. E tengo premuto. Praticamente stacco un po', stacco la ciccetta che non vada ad attaccarsi troppo. Non sto troppo vicino alle cuticole, ma neanche troppo lontano, perché sennò già sarebbe troppo lunga. E questa è fatta. Assicuratevi che insomma sia attaccata bene. Come dicevo appunto, sì, l'unghia deve essere bella bella asciutta, eh? Non dovete avere, non deve essere bagnata, perché sennò guardate che poi vi si staccano subito. Vado a togliere il pirolino che mi dà fastidio. E vado subito a limarlo perché so che già mi dà fastidio. Ecco, poi dopo semmai lo risistemo. E questa è la prima unghietta. Andiamo con l'indice. Ecco qua messe le unghie a tutte le dita. Vi sentirete un po' strane perché ovviamente l'unghia finta si sente che non è la propria unghia, però insomma poi dopo passa questa cosa, questa sensazione di corpo estraneo passa. E adesso passiamo a mettere lo smalto. Devo dire che lo smalto sulle unghie finte si asciuga facilmente. Che mi piace molto e quindi andiamo ad applicarlo. Grazie.
Ecco, magari dopo ci do un'altra passata. Comunque, insomma, il risultato è veramente, cioè, è tutta un'altra mano, ovvio. È tutta un'altra mano. E niente, poi vado a, quando si è asciugato, andremo a mettere l'olio sulle cuticole e poi anche un po' di crema. Ok, adesso vado a mettere l'olio, quello per le cuticole, per terminare, insomma, perché appunto le cuticole sono iper stressate. Basta, le unghie sono a posto, sono pronte per nuovi video. Ci vediamo alla prossima. Fatemi sapere se lo fate anche voi, se vi mettete le unghie, se fate la ricostruzione e via dicendo. Comunque, quello che penso io delle unghie, ovvio che non sono, non fanno bene. Sarebbe meglio avere delle belle unghie perfette proprie. Solo che a me le unghie normali non crescono mai, non vengono mai decentemente. Ho provato in tutti i modi e vabbè, intanto in questo periodo così, poi dopo ovviamente bisogna lasciarle anche respirare. Io vi saluto, vi ringrazio per essere state fino adesso qui, insomma, fino adesso avete visto questo video e vi do un grosso bacio. Ciao ciao!